strada. Avvocato, l'abbiamo raggiunta di nuovo perché dobbiamo tornare invece a Castelfranco, Veneto. Caterina Barbello, la morte di Simonetta Fasan. Che cosa è successo alla farmacista trovata in casa senza vita? Sembra che ci siano 3 ore di buco dal momento in cui il marito l'ha lasciata e dal momento in cui poi l'ha ritrovata senza vita a casa. Peraltro, nelle stesse ore poi è morto anche lo zio che si è suicidato e gli inquirenti si chiedono se ci sia correlazione tra i due eventi. Vediamo. In attesa dell'autopsia che potrà chiarire come morta Serena Fasan, la farmacista di 37 anni trovata esamine dal compagno mercoledì sera nella sua casa Castelfranco Veneto, le indagini continuano. Questa mattina i carabinieri sono arrivati a casa di Francesco e Laura, i genitori di Serena. Qui, insieme a loro, ora vive Matteo, il compagno della 37enne e il loro bimbo. I militari hanno parlato con l'uomo, sono entrati in casa e se ne sono andati, seguiti a breve da Matteo e il papà di Serena. Ci sono sviluppi? Le indagini hanno portato alla luce qualche nuovo elemento? Gli inquirenti non si sbilanciano, mantengono il massimo riservo. E ora ci si concentra su quel pomeriggio, sulle ultime ore di Serena. Alle 15:30 era viva, stava bene, alle 18:30 la tragica scoperta. È qui, in queste 3 ore, che sono racchiusi i misteri di una morte apparentemente inspiegabile. Sono da poco passate le 3 quando Matteo lascia casa per andare al lavoro. Serena sta bene, è insieme al suo bimbo. Verso le 16 alcuni vicini sentono un grido d'aiuto provenire dall'appartamento, ma non ci danno peso. È un grido isolato e in casa non si sentono rumori. Alle 17 il papà di Serena comincia a chiamare la figlia senza ottenere risposte, finché, allarmato, chiama Matteo per andare a vedere cosa sia successo. L'uomo scappa a casa, sono le 18:30. Serena è a terra, nella cameretta a fianco dorme il loro bambino. Matteo chiama i soccorsi. La prima a intervenire è una dottoressa vicina di casa che tenta di rianimarla, ma per Serena non c'è nulla da fare. Che cosa è accaduto in queste 3 ore? I dubbi sulla sua morte nascono da quei segni sospetti sul collo, segni che, grazie alla testimonianza della dottoressa che ha prestato il primo soccorso, erano già visibili prima delle manovre di rianimazione. Come se li ha procurati? A infittire il mistero il suicidio poche ore dopo dello zio di Serena. Non ha retto al dolore? C'è una correlazione con la sua morte? Tanti, troppi dubbi che solo l'autopsia sul corpo della donna forse potrà finalmente sciogliere. In diretta Castelfranco Veneto, Caterina Varvello. Allora, Caterina, quali sono le novità, quali le ipotesi, queste 3 ore? Che cosa è successo in queste 3 ore? Esattamente così, buonasera. Qui si stanno concentrando le indagini degli inquirenti su queste 3 ore, queste 3 ore in cui Serena è rimasta qui in questa casa da sola. Il marito, il compagno Matteo è uscito, che erano le 15:30, come è stato detto, Serena stava bene, era col suo bimbo, lo accudiva. Dopodiché, appunto, le prime cose, le prime avvisaglie strane. Intanto per cominciare un urlo che alcuni vicini dicono di aver ascoltato, un urlo, qualche rumore, qualche cosa di strano a cui non è stato dato peso perché, appunto, poi subito dopo c'era il silenzio nell'appartamento, si sono affacciati e non hanno visto niente di strano. Alle 17 il padre, che inizia a chiamare Serena, non risponde, arriva quindi allarmato, dopo un'ora chiama il compagno Matteo, il quale arriva in questa casa e fa la tragica scoperta. Su queste 3 ore di buco stanno cercando di fare luce gli inquirenti, appunto anche cercando di, analizzando il cellulare della donna trovato a poca distanza dal corpo di Serena. Quindi sono tutte in queste ore si sta appunto cercando di guardare, si stanno cercando di guardare, guardano il cosa è accaduto dentro, cioè cercano di scoprire che cosa le chiamate effettuate da Serena, chi ha chiamato. Sicuramente ci sono tante chiamate in entrata che è il padre che la cerca, capire anche se Serena in queste ore ha fatto delle chiamate, ha visto qualcuno, ha parlato con qualcuno, e intanto si cerca di capire che cosa può essere successo, un malore. Poi ci sono quei segni sul collo molto strani. Quindi sono Caterina. tante le domande, è solo l'autopsia che dovrà. Sì. Sì, sono tante le domande. Scusate se ti ho interrotto perché, e tra poco volevamo chiedere anche all'avvocato Niente. Bocciolini, il marito di Serena è andato appunto a casa dei genitori a vivere sostanzialmente perché se non abbiamo capito male anche la casa al momento è Sì. sotto sequestro per i rilievi. È Oggi sotto sequestro. i militari sono andati a portare delle carte, a notificare qualcosa. Cosa sappiamo delle novità su questo?
Sì, appunto, io mi trovavo lì davanti, davanti alla casa, quando ho visto arrivare i carabinieri, ho visto questo incontro, dopodiché mi ho chiesto cosa fosse successo agli inquirenti e mi è stato detto che sono stati notificati degli atti, però c'è massimo riservo, per cui la natura di questi atti notificati al momento non si sa quale sia. Quindi, avvocato, per capirci, abbiamo una donna trovata morta in casa. Se non ci sbagliamo, i genitori hanno anche ipotizzato che possa aver avuto una crisi epilettica. Poi abbiamo lo zio di questa donna che si suicida praticamente una o due ore dopo e bisogna capire se c'è correlazione tra i due fatti e c'è un'inchiesta aperta. Che tipo di inchiesta si può aprire in questo caso? Perché è abbastanza complicata la vicenda. Allora, sicuramente c'è, da quello che ho capito, un'indagine che riguarda il suicidio dello zio, per verificare eventuali connessioni, quantomeno è stata disposta, se non era un'ispezione, cosiddetta un'ispezione cadaverica. È chiaro che nel momento in cui c'è un suicidio del genere, tra l'altro connesso a un evento, a un altro evento, il PM di turno arriva, fa dei rilievi e poi dispone appunto un'ispezione. Con riferimento appunto invece a Serena è stato aperto quello che è un fascicolo probabilmente contro ignoti al momento, è un fascicolo probabilmente che sarà appunto iscritto come omicidio. È chiaro che bisogna capire, perché al momento non risultano indagati, si parlava di atti notificati, potrebbero essere semplicemente appunto delle perquisizioni. È chiaro che sia l'appartamento è sotto sequestro, i tabulati telefonici parleranno, sarà importante. Con riferimento, ci sono tutti gli elementi del giallo, Gianluca, perché? Perché anche il grido che è stato udito, aiuto, forte e chiaro dai vicini, aiuto, a mio sommesso giudizio, è un po' incompatibile con quello che sembrava essere un malore, nel senso che chi si sente male probabilmente chiama qualcuno, cerca di magari di arrivare al telefono, non grida forte aiuto chi sta magari ecco male, magari con una crisi, per esempio, che può essere una crisi respiratoria. È oggettivamente, a mio parere, ripeto, incompatibile. Ci sono poi questi lividi sul collo. Quando sono stati fatti questi lividi? Alcuni medici dicono che ne erano già presenti al momento in cui loro intervengono, quindi sono stati fatti precedentemente. Certo. Qui è chiaro che l'autopsia sarà sicuramente dirimente ai fini della soluzione del caso. Quindi dobbiamo attendere un po' gli esiti per cercare di capire qualche cosa di più. Diciamo che per il momento si possono fare accampare solo delle ipotesi. Solo delle ipotesi. A mio sommesso giudizio non c'è una diretta connessione tra ovviamente il suicidio dello zio e l'eventuale morte di Serena. Posso escluderla, nel senso che... Su questo, se non mi sbaglio, avvocato, la pensano così anche gli inquirenti, giusto Caterina? Non pensano che tra la morte di Serena e il suicidio dello zio ci possa essere una correlazione, o almeno da indiscrezioni? A indiscrezioni sembra che ci siano forti dubbi tra le due cose, però va detto che secondo anche qui indiscrezioni che non mi hanno confermato gli inquirenti, ma sia gli abiti di Serena sia gli abiti dello zio siano stati inviati a RIS di Parma per essere analizzati. Questa è una notizia degli ultimi minuti. Peraltro grazie. C'era stata un'indiscrezione che aveva detto che comunque lo zio avesse tentato il suicidio già tempo addietro, mesi fa o non so quanto tempo fa, quindi sì. Questo insomma può far ipotizzare che non ci sia una stretta correlazione tra i due eventi. Grazie Caterina Barbello, grazie avvocato Bocciolini, noi ci rivediamo il ritratto di Serena per chiudere questa pagina, una farmacista molto stimata a Castelfranco Veneto, sentiamo. Serena, il suo nome parla da solo. Lei portava serenità, gioia. Un sorriso contagioso il suo, due occhi vispi e intelligenti, un cuore d'oro. Serena Fasan, la farmacista trovata morta mercoledì sera dal suo compagno in questa casa a Castelfranco Veneto, era così. Dolce, solare e sempre disponibile, con tutti. Una mamma meravigliosa, una compagna fedele e una professionista seria e preparata. Il camice da farmacista lo indossava con passione, senza mai negare un sorriso a nessuno. La dottoressa Serena era ben voluta dai colleghi e dai clienti. Amava rendersi utile, non soltanto al lavoro. Aiutava gli anziani o i più fragili, portando loro le medicine o soltanto andando a trovarli per farli sentire meno soli. La sua vita la divideva tra la farmacia, la solidarietà e la sua bella famiglia. Matteo, il compagno, e il suo piccolo metto di 2 anni e mezzo, la mia piccola peste, così lo chiamava. Un amore, quello con Matteo, vero e sincero, una coppia felice e innamorata, suggellata dalla nascita del loro piccolino. Da qualche anno si erano trasferiti in questa casa con giardino. Lei e Matteo progettavano di far crescere qui il loro bimbo. Inseparabile dalla sua chabal, la sua bulldog francese, Serena amava gli animali e la vita. Intraprendente e gioiosa, aveva tanti progetti.
una donna concreta e realizzata, nonostante quell'aria d'eterna bambina. Quella bambina di cui sono sempre andati fieri mamma Laura e papà Francesco. Un motivo di gioia per loro. Una ragazzina sveglia, arguta, molto brava a scuola. La laurea in farmacia, poi l'amore per Matteo e quel bimbo che li ha resi nonni. Serena era il loro orgoglio. Lei portava serenità e luce ovunque. Una luce che, senza ancora un perché, all'improvviso si è spenta.